hanno fatto da lì da solo, ma dobbiamo interrogarci su come questa affermazione si capisca a livello logico, ancora prima che politico, sul perché viene alimentata e sostenuta e soprattutto quali conseguenze produce. Questa affermazione lascia intendere che c'è una gerarchia in cui le questioni legate alle tornate amministrative, anche laddove si parli della seconda città italiana, sono subordinate e subordinabili all'interesse politico generale, a questioni più alte, più importanti nazionali. Da qui si dice che le elezioni di Milano ci si candiderebbe per dare fastidio. Il passo è davvero breve tra la prima e la seconda affermazione. Sapete, per chi non avesse ascoltato, è una parte che è stata letta da Civati e ha in onda il programma sulla Sette e poi l'ha riportata Juan Fiorico. Ma non è solo questo che sta nell'affermazione, c'è anche, è scritta in questa frase, una ricerca di omogeneità, di ricerca univoche, la ricerca di una formula che valga per tutte le latitudini, da nord a sud, isole comprese. Forse perché la differenza porta già in sé la divergenza. E poi c'è la ricerca della semplicità nella proposta politica, che è una ricerca giusta. È importante che non si ragioni di provare a fare delle proposte che siano semplici e quindi comprensibili e sostenibili da larga parte della società. Ma questa semplicità non si può tramutare in pressapochismo e banalizzazione. Sappiamo che il progetto di una sinistra che deve ricomporre la frammentazione, che deve superare il proprio isolamento e la propria marginalità, che deve tornare protagonista e utile nella società, è un progetto ambizioso e ineludibile che ci vede tutti quanti e variamente coinvolti. Non però andando a discapito della cultura politica, delle culture politiche anzi, della qualità della proposta che cerchiamo. Davvero c'è qualcuno che pensa che ci può essere unità laddove non c'è condivisione? Davvero può nascere un progetto credibile per gli elettori se prescindiamo dal contesto? Da qui e da allora di un'esperienza positiva da preservare, come nel caso di Milano, piuttosto che dalle macerie di una cattiva amministrazione, magari condizionata dalle lobby e dai palazzinari. Di nuovo non c'è bisogno di andare lontano, basterebbe pensare se fossimo nel 2010, sempre a Milano nel 2010. Davvero possiamo sacrificare i 5 anni che hanno reso Milano una città attrattiva e coesa, innovativa e solidale? Possiamo sacrificare la mobilità sostenibile, il freno al consumo di suolo, gli 85.000 profughi transitati dalla stazione centrale che hanno trovato accoglienza, di cui, se non sbaglio, circa 25.000 minori. Il registro delle unioni civili, le trascrizioni dei matrimoni omosessuali celebrati all'estero. Archiviare il centro-sinistra, mi sembra importante ribadirlo, milanese, significherebbe in primis non archiviare un'alchimia, una formula politica, ma archiviare queste proposte concrete. Sarebbe necessario e utile fare questo, utile non solo a Milano e milanesi, ma al progetto della sinistra più in generale, perché siamo sicuri che si tratti solo di un'esperienza locale, amministrativa, che non contiene invece già in sé delle sperimentazioni su come si possa essere di sinistra e di governo, su come si possono tenere insieme la promozione degli stili di vita sostenibili e i diritti del lavoro e dei lavoratori. Pensate a economia e ecologia, no? che possono e devono stare insieme, così come i diritti sociali e le libertà. La possibilità di sperimentare nuove forme di economia collaborativa e intanto essere attenti agli ultimi, senza che ci sia un prima e un dopo in questo. Torniamo a Milano come eventuale per alcuni ostacolo al percorso nazionale. Chi lo pensa, chi lo dice, lo fa in ultima istanza, non vediamolo, soprattutto perché a Milano stiamo lavorando nel perimetro di una coalizione col Partito Democratico, mentre è tempo per alcuni, per molti, di essere alternativi a Renzi e al renzismo ovunque e comunque, perché c'è spazio a sinistra,
necessaria una discontinuità definita e definitiva che ci consenta di accreditare un quarto polo nell'attuale geografia politica. Ma siamo davvero convinti che l'alternativa e soprattutto l'autonomia si misurino dal considerare fondamentale, fondativo e fondante per noi il nostro definirci per antitesi a Renzi? Quanti che nell'incertezza di un quadro sociale, economico, politico, culturale così fluido, quello fosse l'unico punto cardinale e inamovibile. Lo so, è una discussione questa che abbiamo fatto più e più volte, che abbiamo ripreso altrettante volte, almeno a partire dal congresso di Riccione, ma mi sembra più che mai attuale ora, quando va approfondito il punto non tanto in vista delle elezioni amministrative prossime venture, che sia chiaro non riguardano solo la città capoluogo di Milano, ci saranno elezioni a Roma, ci saranno elezioni a San Giuliano, ci saranno altre elezioni anche solo nella nostra città metropolitana. È importante discuterne in vista di quelle scadenze amministrative, ma più in generale perché stiamo intraprendendo un percorso politico che deve affrontare senza scorciatoie, né tantomeno strade a fondo cieco, il tema dell'autonomia, provando a ragionare di un quadro che è destinato a trasformarsi, perché il cambiamento è la ragione stessa della politica. E se non possiamo prescindere dal quadro e dallo scenario per com'è, non possiamo altresì ragionare fuori dal tempo e dallo spazio. Non voglio essere eccessivamente ottimista, magari, ma siamo sicuri che quando il nuovo soggetto vedrà infine la luce, Renzi e il renzismo saranno ancora l'alfa e l'omega della nostra discussione, del nostro orizzonte. Se le prossime elezioni, ad esempio, vedranno i laboratori del Partito della Nazione esistere, affermarsi o meno, non è un dato indifferente. Ne lo saranno i dati sulla ripresa economica, negli effetti della prossima manovra di bilancio, nell'eventuale proseguimento di un'esperienza milanese, che ci vedrebbe alleati al Partito Democratico, ma in un'opzione che è antitetica a quella del governo romano. Il punto, sia ben chiaro, non può e non deve diventare quello speculare all'affermazione che prima analizzavo, cioè il contrario, cioè che il percorso verso il nuovo soggetto in questo momento è dannoso o fa male alle elezioni milanesi. Non voglio e non credo che si possa affermare neanche questo. Il nuovo gruppo parlamentare alla Camera, ad esempio, che poi Daniele magari ce lo conferma, ma dovrebbe vedere la luce entro la fine di ottobre, piuttosto che l'iniziativa che è in cantiere per dicembre, dobbiamo vederle come delle opportunità. Ed è importante così che ragioniamo di alleanze elettorali a partire dal contesto concreto, dal progetto di governo che possiamo proporre e dal nostro sapere o meno essere decisivi in quel progetto di governo, in un rapporto che sia equilibrato, che è fatto anche di pesi e contrappesi. Non possiamo immaginare un progetto politico che prescinda dallo scenario attuale, che non è quello del 2010, né quello del 2013 a Milano, né tantomeno del Paese. La voglio dire ancora più chiara di come l'ho scritta. Il centro-sinistra, come opzione di governo per il Paese, in questo momento non è in campo. E non dobbiamo nasconderci, mi è capitato ad esempio di leggere sulla Affitto Opposta, mi pare, una manciata di giorni fa, una proposta di due nostri senatori che dicevano da subito il cantiere per un centro-sinistra nazionale. Non è questo il tempo. Non è questa l'opzione. Non possiamo immaginare ora un progetto generale di centro-sinistra. E soprattutto, perché poi intrinseco c'è anche questo tipo di ragionamento, non dobbiamo retrocedere di un millimetro nella critica aspra alle misure del governo. Le riforme istituzionali, le proposte in materia di economia, l'arretramento nella tutela del lavoro e dei lavoratori, lo ius solis ma temperato. Insopportabile ritardo nell'approvazione di una timida proposta in materia di unioni civili, l'IMU sulle case, prime case anche di lusso, ma potremmo continuare a lungo. È necessario lavorare con urgenza e coraggio ad una proposta a sinistra che si misuri nella denuncia sociale, che torni a fare inchiesta, che provi a conoscere e a raccontare la crisi.
intanto però dobbiamo costruire proposte per un nuovo modello di sviluppo, di convivenza, di rappresentanza politica e sociale. Sarà questa l'iniziativa nazionale di programma tra poche settimane? Sarà questo l'oggetto di lavoro del gruppo parlamentare e l'orizzonte del lavoro che faremo sul territorio? Voglio sperare che sia così. Voglio pensare che sarà così. Dipende anche e soprattutto da noi. Se ragioniamo in questa prospettiva e accettiamo le sfide anche elettorali prossime avventure, possiamo superare la presunta incompatibilità tra i due livelli e scoprire che lavorare di concerto tra le vicende milanesi e quelle nazionali può essere straordinariamente utile e fertile. Se non cediamo alle tensioni minoritarie, se viviamo le scelte, anche quelle divisive, come occasione per fare uno sforzo di riflessione e di analisi, se mettiamo al centro la partecipazione, ben oltre però i recinti del ceto politico, della sinistra per com'è, se accettiamo di misurarci nella sfida dell'innovazione e della costruzione di proposte inedite, se ci assumiamo la responsabilità di lavorare non nel chiuso di un laboratorio in cui cercare teoriche e perfette alchimie, ma nel campo aperto, imperfetto, della sperimentazione, della costruzione di occasioni concrete di incontro e di confronto. Questo abbiamo provato a fare ad inizio ottobre con la Maratona Politica per Milano, un'iniziativa che abbiamo cominciato ad immaginare ben prima dell'estate, mossi dall'esigenza di istruire un dialogo tra diversi ambiti di lavoro politico nella città, che provasse a valorizzare la sperimentazione di modalità di partecipazione, il blog, i gruppi che sono stati proposti dalla rete di Rebbe Grillo, la volontà di cedere sovranità per davvero. Il fatto del non mettere al centro l'identità e l'appartenenza, per non costruire muri, ma invece per creare dei ponti, per raccontare una città e i suoi abitanti senza rinchiuderla dentro schemi recinti, per calare l'esigenza di un laboratorio unitario e plurale della sinistra nel discutere del presente e del futuro di uno scenario urbano. Abbiamo cercato di essere massimamente inclusivi, abbiamo camminato al passo del più lento, abbiamo incontrato tutti e più volte. Per questo abbiamo poi deciso che non ci sarebbero state sigle a convocare l'iniziativa né contenitore, ma solo facce e contenuti. Tre parole d'ordine: le primarie, la continuità dell'esperienza Pisa Pia, la necessità di immaginarne i gradi di libertà futuri. Da lì sono nati poi i laboratori, i momenti ludici, la valutazione di una stagione che si avvia al traguardo e la progettazione del futuro. La politica partitica, la cittadinanza attiva, il sindacato, i mondi della produzione culturale, le associazioni di terzo settore. Ovviamente si è trattato di un primo passo e ora dobbiamo valutare insieme se possa essere stato il preludio di un percorso che ci accompagnerà fino a maggio 2016 e oltre. Avrete visto che oggi abbiamo convocato per il 2 novembre il momento di assemblea pubblica, perché è una decisione che facciamo qua, ma è una decisione che dobbiamo fare anche con altri e altre. Certo, Piero Milano va perfezionata, a partire dal darle un nome che sappia attrarre curiosità, ma senza suscitare difficoltà o distanza, come forse la parola birra ha un taluni provocato. Se l'avvio ha avuto un limite, oltre a quello del nome, e me ne assumo personalmente la responsabilità, anche di quello del nome, è stato quello di non riuscire a coinvolgere fino in fondo e per intero la nostra comunità. È un punto politico questo, non organizzativo. È importante che il proseguo di questa esperienza veda il protagonismo di tutti noi, che di nuovo nostre eventuali differenze di opinioni non diventino pretesti per dividerci tra spettatori ed attori, perché c'è bisogno di tutti e di ciascuno. Non si tratta di rinunciare rispetto alle nostre attuali modalità di lavoro sul territorio, ai come siamo presenti nelle zone, nei quartieri. Dobbiamo semplicemente mettere a disposizione tutto quello che siamo di un progetto più largo ed ambizioso. Veniamo al percorso verso Milano 2016. Rispetto
rispetto alla nostra assemblea di giugno, mi sembra che fosse il 12 o il 13, ci sono alcune novità in campo, per fortuna direte voi, considerando quanto tempo è passato. In primo luogo le primarie sono state convocate, ne è stata fissata la data, è stata resa pubblica la carta dei valori e dei principi che hanno elaborato gli 11. Da questo punto di vista le primarie sono un fatto politico assodato. Anche se di tutta evidenza di permanere di tentativi espliciti e non espliciti non si sta. Di cancellare veramente di Vassale e non si certo, oggi chi volesse cancellarle dovrebbe fare i conti con un fronte positivo ben largo che comprende SEL, che comprende il sindaco di Pisapia, che comprende un settore non trascurabile dello stesso Milanese. Come sempre in politica non possiamo considerare risultato nessun risultato in casa forte. Ma siamo più avanti rispetto a giugno. Rimane la necessità di rompere definitivamente gli indugi, di dare corpo alle regole, di finire la discussione sulle regole, per permettere alle primarie di dispiegarsi in città e di porre fine al balletto dei candidati fantasma. Chi vorrà candidarsi alle primarie lo deve fare, lo deve poter fare nel concreto. E in questo momento, in quel momento, si potranno fare le valutazioni che si dovessero rendere necessarie, diciamo, su questo punto. Giova ricordare che nemmeno le primarie del 2010 furono una scampagnata bubolica, come oggi talvolta le ricordiamo. I tentativi di svuotarle arrivarono allora perfino all'ipotesi di cancellarle dopo che furono fatte quelle primarie. Furono respinti quei tentativi dal centro-sinistra milanese e ciò ci ha permesso di avviare la stagione di trasformazione di Milano e tutto è in corso. Come ben sapete, come SEL, di nuovo in analogia col 2010, ha sempre rifiutato di trasformare le primarie in una competizione tra apparati di partito. Le primarie di coalizione, per essere vere, lo diceva Basilio Rizzo sui giornali, anche lui, insomma, noi lo diciamo da tanto tempo, devono prevedere una cessione di sovranità di popolo, al popolo degli elettori. Una scelta che abbiamo fatto a Milano perfino quando Pisapia si candidò. Come molti, come tutti ricorderemo, in quell'occasione non votammo in nessun organismo il sostegno a Giuliano. E come ricorderete, diversi tra noi sostennero legittimamente altre candidature. È bene che questo metodo rimanga attivo anche questa volta, nonostante sia faticoso, sia dispendioso. Dopo due incontri con i coordinatori di circolo della città, dopo diversi momenti di discussione, larga parte del coordinamento metropolitano ha deciso, a titolo personale, di rendere noto il sostegno ad uno dei candidati attualmente in corsa, Pier Francesco Maiorino. Perché lo abbiamo fatto da subito? Una domanda che ci siamo fatti più volte in questo periodo. In primo luogo perché a nessuno può sfuggire quanto determinante sia stata la scelta di Maiorino di candidarsi pubblicamente a luglio e di dire fin da subito che la cancellazione delle primarie avrebbe determinato la fine del centro-sinistra nei fatti pochi politici che sono succeduti. È ovvio che poter contare su un sostegno plurale e non scontato ha reso più forte l'uscita pubblica. In secondo luogo, attorno alla candidatura di Maiorino, si è aggregata, si può ancora aggregare, un'area di consenso che comprende settori di elettori del Partito Democratico, della sinistra, dei movimenti civici, del mondo del terzo settore. Pensiamo che Maiorino possa partecipare e uscire vincitore dalle primarie, in alternativa a candidati che rappresentano un'opzione politica diversa dal punto di vista dello schieramento e dei contenuti. In elezioni come le primarie, che sono vere e competitive, ma in cui non è il gioco la rappresentanza, una candidatura che abbia il solo scopo di contare i propri voti, le cosiddette candidature di testimonianza, le candidature di bandiera, spesso servono a far vincere l'opzione politica più lontana. La risposta positiva delle centinaia di persone agli appelli, a far parte, l'avrete ricevuto credo anche tutti voi, alle squadre di Maiorino, hanno registrato in queste settimane centinaia di adesioni. Dobbiamo saper operare non solo a sostegno di quella candidatura, vi ricordate, l'abbiamo parlato a suo tempo di una sfida,
dobbiamo far emergere con forza dei contenuti e delle proposte in quell'ambito. Ed è tutto ovvio che scegliere di sostenere candidati diversi che dovessero manifestarsi non è incompatibile con il percorso di unità e di apertura che stiamo promuovendo a Milano. L'unità si fa tra diversi, del resto, altrimenti non ha senso nemmeno proclamarla come obiettivo politico. L'unità senza pluralità, differenze e semplice similarità rasenta l'omologazione. Esiste in natura, in sé e per sé, poco c'entra con la politica. Non posso e non voglio tacere la scelta fatta a Milano, anche se per onore del vero, fortissima pressione del suo nazionale, la Rifondazione Comunista. Come sapete, anche questo è stato oggetto di discussione fra noi, tra chi si diceva ottimista sulla possibilità di coinvolgere le fondazioni in uno schema unitario dentro il centro-sinistra e chi si diceva convinto del contrario. I fatti si sono incaricati di chiudere questa discussione. Ma noi non dobbiamo smettere di tessere il rapporto unitario sia con i militanti del PRC, che hanno espresso anche pubblicamente il dissenso a questa scelta, né più in generale con le fondazioni comuniste nel suo complesso. In questo senso ho avuto modo di incontrare il segretario di Rifondazione subito dopo quel voto e l'interlocuzione rimane aperta, anche pensando al futuro. Stiamo evitando in ogni modo polemiche dirette con le fondazioni. Speriamo che l'atteggiamento sia reciproco, anche se i segnali non vanno tutti in questa direzione. Dobbiamo però prendere atto che se avessimo seguito la politica dei due tempi, dando priorità esclusiva a uno dei due obiettivi, in questo caso la costruzione dell'unità rispetto all'interlocuzione del progetto sinistra, saremmo stati esclusi dal dibattito politico e saremmo risultati infine totalmente influenti. Mi avvio alla conclusione, dopo aver fatto, tenendo conto, una lunga disamina di fatti, che può risultare anche didascalica per alcuni, ma credo sia bene ricapitolare quanto accaduto per aiutarci a procedere insieme in avanti. Voglio dire con chiarezza che la scelta fatta a giugno ci ha consentito di giocare un ruolo attivo e di contrastare un tentativo, ancora in essere, di normalizzare Milano. Credo non sia sfuggito a nessuno che tutto il nazionale di SEL ha voluto testimoniare il sostegno al nostro sforzo e al nostro lavoro, a dimostrazione che la discussione e il confronto servono. Vorrei che come SEL imparassimo anche a valorizzare i risultati acquisiti, anche grazie a noi, oltre a sottolineare, come ovvio, le differenze. E voglio dire con chiarezza che possiamo avere, continuare ad avere, aspetti di valutazione diversi sul processo unitario sinistra, ad esempio su quello che è partito al livello del Consiglio di Zona 1, ad esempio sul percorso che anche domani vede una tappa importante nel Nord Milano, presso, se non ricordo male, su Pier Milano, su altri esperimenti. Ma quello che dobbiamo condividere tutte e tutti è sapere che questi percorsi, per quanto con le loro specificità e peculiarità, possono rappresentare una ricchezza positiva se li riconduciamo all'interno di una visione politica condivisa. Altrimenti si finisce per inneggiare all'unità e praticare la divisione dell'esperimento che è dello 0,1 diverso rispetto a quello di cui siamo protagonisti noi. Come SEL abbiamo ancora molto lavoro da fare. In primo luogo dobbiamo avere la capacità di proseguire nella difesa della nostra autonomia di lavoro e di giudizio. È questa autonomia che ci permette oggi di poter dire che vogliamo dare continuità all'esperienza del governo milanese e insieme sostenere che serviranno elementi di innovazione e di discontinuità, anche a ragione di un quadro politico totalmente diverso dal 2011. Sto finendo. Ma non voglio sottrarmi allo spettro che non si aggira per l'Europa, bensì per molte redazioni giornalistiche e per quasi tutti sono finalisti. Io non li frequento in realtà, è noto. Il non candidato Sala, che viene evocato ormai ogni giorno e che si aggiunge a una lunghissima lista di altrettanti non candidati sicuri però. Da Ambrosoli a Modiano, da Calabresi a De Bortoli, da De Cesaris a Castellani, arrivando a Balzani. Ne avrò sicuramente dimenticato qualcuno. Una lista che sembra aperta ed in progress, che
che si aggiorna a parole mentre prosegue purtroppo e per fortuna il tacere dei fatti. Se Sala deciderà di proporsi come candidato sindaco della coalizione di centrosinistra partecipando alle primarie, io vi assicuro che con Massimo un minuto dopo questa assemblea si convocherà. Per la prima data utile, mi consente la partecipazione, ed insieme decideremo quale sarà la scelta migliore per contrastarlo. Ed è evidente che in questo passaggio sarà necessario un nuovo confronto col nostro nazionale, visto che le condizioni sarebbero ben diverse da quelle attuali. Lo diceva qualche settimana fa anche Nicola Fratoiani ad Affari Italiani. Ed è tutto ovvio che una candidatura di Sala potrebbe essere messa in campo proprio con l'obiettivo esplicito di superare questa coalizione di centrosinistra, spingendoci fuori da essa, e dovremo quindi valutare con la massima urgenza cosa fare. Non credo però, e non sono questioni che attengono alla mera tattica, che sia ora il momento per questa discussione. Penso che sarebbe superfluo invece alcuna valutazione se passasse per la mente a chi che sia di candidare Sala fuori dalle primarie. Sarebbe un problema d'arte in questo caso, perché per quanto ci riguarda sarebbe la pietra tombale sulla coalizione del 2011. Non vorrei però, ho paura di questo, che fossimo noi a premere il grilletto di una pistola impugnata da altri e rivolta verso la nostra fronte. Non vorrei che fossimo noi a continuare ad evocare un candidato che ad oggi non ha mai confermato la sua disponibilità e che continua a ritardare a procrastinare il tempo della decisione. La candidatura di Sala, dicendo che anche non è stata avanzata la maggioranza del PD lo appoggia Sala e che comunque lui non si ritira, era un posto di maggioranza dell'altro giorno. Che finissimo tutti insieme vittime di una profezia che si autoriza. Ed è in questo senso che continuerò, ve lo anticipo, a rispondere ai giornali che me lo chiedessero dicendo una cosa molto semplice. Parlo dei candidati in campo, non so neppure se Sala sia di centro-sinistra o meno. E proprio questo sarà il punto nodale da cui credo dovremo far partire la nostra discussione, in una maniera tutt'altro che aprioristica. Non ci interessano le primarie per tutte le stagioni, nei candidati per tutte le coalizioni e ancora meno le declinazioni milanesi del Partito della Nazione. Verificheremo e decideremo quando sarà opportuno e necessario. Mi ripeto, perché credo valga la pena ora più di allora, l'avevo già detto a giugno, così avevo concluso la relazione a giugno, che continueremo a prendere le nostre decisioni con coraggio e autonomia, laddove, per ragioni indipendenti dalla nostra volontà, per nostri errori, perché non saremmo stati abbastanza bravi, perché qualcuno sarà più bravo di noi. Gli esiti del percorso che abbiamo iniziato in primavera non saranno quelli che abbiamo auspicato, non subiremo tagli, ma sapremo una volta di più rimetterci in cammino.